Una storia pazzesca, viene fuori la mafia come si è evoluta, come si è perfezionata e mette insieme la destra e la sinistra. Criminali, uomini della politica, la politica e professionisti. Partiamo dal racconto di Massimo Carminati. Chi è questo Massimo Carminati? Questo uomo che ha in mano i politici di destra e di sinistra è quello che tutti questi decenni è rimasto in giro a detenere il potere, e raccontiamo anche chi lo ha protetto. Poi c'è anche la sinistra, il libro si divide in due parti, il rosso e il nero. Il nero è rappresentato appunto da Carminati, il rosso in un altro suo complice che è Salvatore Buzzi, un personaggio che ha gestito decine di milioni di euro per le cooperative, e lì raccontiamo le collusioni fra la destra e la sinistra e al centro le mafie. Un grande racconto che fa emergere anche le collusioni di un funzionario pubblico che una volta era il braccio destro di Veltroni, che si chiama Luca Odevenna, e lì poi vengono fuori tutta una serie di storie intrecciate, bellissime, e dietro le quinte della trasversalità della criminalità a Roma che si mette in pugno le istituzioni. E lì vengono fuori anche il mondo del calcio, il calcio degli ultra della Lazio e della Roma. Vengono fuori le soubrette, calciatori che si rivolgono ai mafiosi per avere favori, gli attori, è una galleria eccezionale di personaggi in cui compaiono perfino il capo della segreteria dell'economia del Vaticano e pure il capitano giallorosso Francesco Totti. Tutto questo è Il Re di Roma.